che hai deciso di aprire il canale? Quanto tempo hai voluto iniziare a fare la manifestazione? Come sei riuscita a diventare più sicura di te? Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi la Sorella Najin vuole rispondere a un po' di domande, perché sinceramente dicendo ho pianto per tutto il giorno, perché mi sentivo un sacco sola eccetera eccetera, però sono dei problemi. Mi sono sfogata e fuori sta piovendo e ho detto voglio troppo parlare con voi. Mentre ci prepariamo io risponderò a qualche domanda per conoscerci meglio su Instagram, e ricordatevi che se ancora non mi seguite andatemi a seguire, perché lì ci possiamo sentire sempre, lì io do sempre consigli e vi potrebbero servire sinceramente secondo me. Vi faccio vedere anche la mia make up routine, che me la chiedete un sacco, vi dirò tutti i segreti. Prima cosa della mia make up routine è l'idratazione. L'idratazione per me è la cosa fondamentale, perché io voglio una skin molto molto naturale, molto molto effetto seconda pelle, ok? Quindi ci tengo tantissimo all'idratazione. Io uso quest'acqua che letteralmente è la mia vita, perché prepara la pelle, la rende idratata eccetera eccetera. Quindi spruzzo un po' di quest'acqua e passo subito. Io uso la crema idratante SFP 30, perché io ci tengo tantissimo alla mia pelle, alla crema solare soprattutto, perché da poco ho imparato che la crema solare è stra importante. E raga, incominciate davvero a usarla anche voi, perché è molto molto importante. Perché hai deciso di aprire il canale? Allora, questo canale è stato creato nel 2000 e qualcosa. Mi piacevano tantissimo i youtuber di quel tempo. Lo fanno tutti, fammelo fare anche a me. Sto usando questa crema, che è praticamente un primer che renderà l'effetto idratante. E poi come fondotinta userò questo qua, un misto di questo, raga, io lo amo, insieme a questo qua, perché è la mia colorazione. E poi adesso sono un pochino più abbronzata, quindi questo è troppo chiaro. E quindi stavo dicendo, io amavo gli youtuber, ho detto vabbè, fammelo fare anche a me. Poi ho iniziato veramente a usare questo canale dopo i video vlog di Jake Paul e Logan Paul, perché mi piacevano tanto, troppo, i loro video. E quindi ho detto vabbè, io cosa posso portare? Vlog, non faccio mai niente, vado a scuola, l'unico momento sociale che ho nella mia vita, fammi vloggare queste cose. Poi mi piace, da lì diciamo che ho ufficialmente aperto il mio canale, perché da lì diciamo che ho cominciato ad avere visibilità. Ora mischio tutto, vedrete che adesso si creerà tipo una seconda pelle, proprio effetto seconda pelle, raga, per niente che sembra che io fondotinta, come se avessi la mia pelle normale. Questo è l'effetto che tutti secondo me dovrebbero avere. Ovviamente ognuno gli piace quello che gli piace, però secondo me questo è l'effetto perfetto, perfetto. Guardate, adesso è molto molto lucido, ma cioè letteralmente. Tempo hai voluto iniziare a fare la manifestazione? Questo è un argomento molto molto bollente che io ho portato da poco, e spero che tutte le persone che mi seguono abbiano visto almeno un video della manifestazione, perché mi ha cambiato la vita. Comunque adesso utilizzo questo correttore che è quasi finito di Dior, ma è il mio preferito, perché ne basta veramente poco e vi illumina praticamente lo sguardo. Io lo metto un po' qua, un po' qua. So che si deve fare il triangolo, ma sinceramente non ne ho bisogno, anche perché non devo uscire, non devo fare niente importante. Quindi metto qua, anche qua è importante, lo lascio 2 secondi, spruzzo di nuovo il questo qua, perché questo è molto, non si stende troppo bene, però mi piace molto l'effetto. Aspettiamo 2 secondi e iniziamo a sfumarlo. Allora, io ho iniziato a conoscere la manifestazione per caso, ok? Diciamo che io, per come ero prima, avrei sicuramente detto ma cos'è questa cosa, cioè ma che cringe eccetera eccetera. Quando mi sono lasciata io ero in un buco nero, ed è normale perché ogni relazione quando ti lasci eccetera eccetera. E praticamente avevo visto nei consigliati, quindi stra per caso, un video di questa ragazza che parlava di manifestazione. Era una ragazza indiana che parlava di manifestazioni, di come ottenere tutto ciò che volevi eccetera eccetera. Allora ho iniziato a fare le cose che ha detto lei, da lì ho iniziato la manifestazione, ok? All'inizio è stato, non vi posso dire strano, perché per me non è stato strano, io sinceramente ho messo tutto a me stessa, mi sono fidata di quella persona. Oddio che strano, io mi scrivo queste cose, io mi dico queste cose, sono pazza, non è vero, non è così. Per me non è stato così, per me è stato oh ok, ho un qualcosa alla quale aggrapparmi, e quindi iniziamo a farlo, ho incominciato a succedere. Cioè non vi voglio dire per caso, perché mi è successo che letteralmente io scrivevo le cose e quelle cose si realizzavano. Cioè letteralmente
capite quanto per me è stato assurdo. E ogni volta che qualcuno mi dice Jing, tu sei pazza, tu qua di qua, là, là, come faccio a essere pazza se io scrivo le cose e poi si accadono? Cioè, spiegatemi qual è la logica dietro questo. Quindi io ci credo. Grazie a questo io sinceramente mi sento molto più confidente in me stessa, perché ho nella mia routine un qualcosa in cui credere, qualcosa di cui parlare, un qualcosa per la quale devo essere obiettiva. Quindi io ci credo tantissimo e da lì è iniziata la mia manifestazione. Adesso utilizzerò questa powder, che è praticamente la cipria di Shane, perché ho visto che era waterproof. Sinceramente, cioè, mi ci trovo bene. La uso sotto i punti più lucidi. Vedete che sono molto meno lucida. Non esageriamo con la cipria, perché poi si formano le pieghette. Passiamo alla palette mia preferita, ovvero questa qua che mi hanno regalato. Era un gifted. Io amo questa palette perché è stracomoda, è piccola, la puoi portare ovunque. C'è bronzer, illuminante e il blush, che io amo. Letteralmente, se mi conoscete, è la parte che io amo di più di tutti. Cosa studi? Io studio mediazione linguistica. Per chi non sa cosa sia mediazione linguistica è praticamente una triennale dove impari, almeno quello, cioè, penso che sia così, a diventare, o comunque a specializzarti o prepararti per diventare la guida, non la guida turistica, per diventare mediatore turistico, traduttore. Io studio cinese ed inglese, sto usando una terra, questa è la mia preferita, compratela perché è la mia preferita, cioè non perché è la mia preferita, perché io mi ci trovo stra bene, quindi cioè ve la voglio consigliare, ve la devo consigliare. E niente, ho studiato inglese e cinese, mi dovrebbero mancare 3 esami che sto avendo difficoltà a dare, perché raga non è difficile, cioè devo riprendere il ritmo dello studio e poi spero di laurearmi. Il blush è la mia vita, questo blush letteralmente lo amo, è insieme alla mia combo perfetta di blush è questa di MAC, la adoro. Passiamo alla prossima domanda: come sei riuscita a diventare più sicura di te? Allora, io ve l'ho detto, io ho avuto, partiamo dalla mia infanzia, ok? Io sono stata un sacco bullizzata perché ero cinese e mi sentivo diversa, mi sentivo strana, mi sentivo non accettata, eccetera eccetera, mi sentivo non voluta dai ragazzi, non apprezzata e queste cose, e mi sentivo inferiore. Io sono diventata più sicura stessa, sono cresciuta, ho imparato a focalizzarmi grazie anche all'aiuto delle altre persone, nel senso grazie a video YouTube, ragazze che dicevano, davano consigli eccetera eccetera, e da lì ho iniziato a valorizzare me stessa e concentrarmi solamente sulle cose positive, perché ve lo dico sempre, ognuno ha un qualcosa di positivo che può dare alle altre persone e non bisogna mai focalizzarsi solamente sull'estetica, perché poi l'estetica, lo sappiamo tutti, è un cliché, è un qualcosa che dicono tutti, finisce là, non puoi dare più niente alle altre persone, le persone non... Può essere un qualcosa per iniziare una conoscenza, un qualcosa, però se ci fermiamo solamente sull'estetica, non andremo da nessuna parte. Puntate su quello che voi avete e non mettetevi mai in una posizione di inferiorità, in una posizione di mancanza, ok? Perché riceverete solamente ancora più mancanza. Poi ultimamente, ve l'ho detto, dopo che mi sono lasciata, mi sentivo un sacco sola, eccetera eccetera, ma in generale io sono sola, quindi non è che mi sento solamente sola, sono sola e basta. E quindi ho iniziato a manifestare, ho iniziato a scrivere sul mio diario ciò che sentivo per togliere i miei pensieri, eccetera eccetera, per parlare con me stessa, eccetera eccetera. Non so, non voglio sembrare pazza, ma queste cose mi aiutano, mi hanno svoltato la vita, quindi io ne sarò totalmente grata a queste cose. Finché mi fanno stare bene, non voglio sentire nessun parere, non ho bisogno di nessun parere di nessun altro, di tutte le altre persone che mi dicono che sei pazza, va. Io intanto farò un qualcosa di easy agli occhi, voglio mettere un po' di matita e voglio mettere l'eyeliner. Io l'eyeliner lo metto in questa maniera, ok? Non ho quello più piccolino, cioè non voglio riprenderlo, ora vi faccio vedere come lo metto io. Allora, però io ho l'occhio asiatico, quindi non è, diciamo, per tutti. Praticamente io vado alla fine dell'occhio e faccio una lineetta piccolina, sottile. Dalla fine della lineetta faccio questo, un'altra lineetta, e dalla fine della lineetta tiro. Poi se vedo che la lineetta, questa qua fuori, è troppo folta, delicatamente la faccio un pochino più lunga e così c'è l'effetto che mi piace. Quindi questo è l'eyeliner. Molto molto easy, raga. Lo faccio dall'altra parte. Mettiamo la matita. Io la metto sia sopra qua, ingrandisce un sacco l'occhio,
E qua sotto. Allora, molti di voi sono un sacco contrari, mi hanno sempre consigliato Jing. Non ti mettere la matita nera perché hai già l'occhio definito. Però io sono sicura, cioè io vedo che quando la metto e quando non la metto, vedo che c'è l'occhio risalta di più, quindi io preferisco sempre metterla un po'. Cioè vedete che un po' l'occhio è più marcato, sembra più un occhio, perché se non lo mettessi boh, non... Passiamo a un must have della mia vita, ovvero questa penna di NYX. Praticamente è un illuminante, io ho sentito che era solamente per gli occhi, però sinceramente lo metto sul naso, un po' anche qua, se mi piace, comunque se devo andare a ballare, ora non devo andare a ballare, però voi lo volevo dire. Qual è la cosa che ti piace di più della mia vita? Allora, io ho imparato, grazie di nuovo alla legge dell'attrazione, che bisogna essere sempre soddisfatte e grate della propria vita, ok? Quando ero piccola non era così, non avevo così tante cose, non, per esempio non avevo mai, non mi facevano mai regali, non potevo andare mai in vacanza, tutte le mie amiche andavano in vacanza, io non me lo potevo permettere, quindi ero un sacco insoddisfatta, eccetera, eccetera. Poi metto nelle cene inferiori un po' di mascara. Ero sempre lamentosa, ero sempre invidiosa, ero sempre che non mi stava bene questo, eccetera, eccetera. E adesso mi sento grata, sinceramente, di qualsiasi cosa, che può essere da una sponsorizzazione con il brand che io da piccola non mi potevo permettere, che letteralmente io piango, perché una volta mi era successo che, avete presente, ve lo ricordate, Suicide Squad, praticamente i miei non mi portavano mai al cinema perché non se lo potevano permettere, o comunque non era lontano dal mio paesello, non avevano voglia, non interessava praticamente, e poi forse pure io nemmeno l'ho chiesto perché mi sentivo a disagio, non volevo che loro magari spendessero soldi perché la figlia vuole andare al cinema. No, non piangere, dai. E praticamente cosa stavo dicendo? Che tutte le mie amiche lo guardavano, e mi ricordo che io lo guardavo in streaming sul computer con la chiavetta che mio padre tipo la pagava abbastanza al mese. Mi sentivo anche in colpa magari di non usare troppi giga, eccetera, eccetera, perché costava troppo, prendevo tutte queste cose. Sono stata invitata alla seconda uscita di Suicide Squad, ok? In anteprima. Quindi io mi sono vista il film in anteprima. E come è stato per me? È stato magico. È stata, diciamo, una soddisfazione. È stato un qualcosa che mi ha detto: Jing, brava, hai continuato a inseguire i tuoi sogni, te ne sei fregata di tutti e di tutti, perché a me mi prendevano veramente tanto in giro per i miei video su YouTube. Ho creduto in me, ho detto: tu arriverai da qualche parte, o comunque, anche se non arriverai da qualche parte, hai fatto un qualcosa che ti piace? Sì, l'hai fatto. Sei soddisfatta di te stessa? Sì, l'hai fatto. Mi piacevano i video che facevi tantissimo. E quindi, non lo so, è stata una piccola soddisfazione che io ho ottenuto. Ma in generale io sono grata di tutte le piccole cose, anche delle esperienze brutte, anche di esperienze piccole, eccetera, eccetera. Poter fare questo, poter comunicare a delle persone, poter aiutare delle persone. Io sono veramente felice quando voi mi dite: Jing, guarda che tu con il tuo video mi hai aiutata. A volte io non mi rendo manco conto, perché penso, vabbè, ho fatto questo video, magari ho aiutato qualche persona, eccetera, eccetera. Però ogni volta che voi mi dite: Jing, sai quanto mi hai aiutato con quel video? Tu lo sai quello che stai facendo, lo sai che aiuti le persone, fai sentire bene le persone, io mi sento soddisfatta, e questa è la cosa che mi piace di più. Penso anche l'ultima, perché purtroppo questo video deve giungere a una conclusione, perché rispondiamo all'ultima domanda: preferisci il cibo italiano o quello cinese, oppure sono buoni per te allo stesso modo? Io amo il cibo italiano e amo il cibo cinese. Solamente che vi dico questa cosa: quando io abito a Roma ho sempre mangiato cibo italiano, quindi cucinavo sempre cibo italiano perché è quello che mangiavo sempre anche a casa nelle Marche, e quindi ero abituata a questo cibo italiano. Mi sono stancata un po', perché comunque, a parte che cucinare, e io non amo così tanto cucinare, mi sono stancata. Ultimamente mi sono più avvicinata alla cucina cinese, alle amiche cinesi, sto diventando un pochino più cinese anche io, e questa cosa mi fa un sacco piacere, perché quando ero più piccola magari non volevo essere cinese perché vedevo solamente italiane in giro, eccetera. Invece avere due culture miste, avere la possibilità di conoscere sia il cinese che l'italiano, è molto importante per me. Io amo entrambi i cibi, però dai, apprezzo entrambe, ed è bello, veramente bello poter mangiare entrambe. Io spero che questa make up routine vi sia piaciuta, abbiano parlato insieme, ci siamo fatti un po' compagnia. Per qualsiasi cosa, se volete scrivere su Elena Jingu, io sono sempre su Instagram. E niente, vi mando un bacione. Comunque questo è il make up finale, molto molto easy, e a me piace. I think the hardest part was the acceptance that I let you slip in. Maybe I could fall. Just try to remember who surrounded you from all.